Muovi. Ora mazzina tu da 50 centesimi, mazzina tu da 50 centesimi. Allora ti spiego che cos'è. Sì. Questo prodotto che do di base si chiama cambriato, condito con pistacchio, pinone e mandorle, olio e chiesa vergine d'oliva e poi il pecorino locale, quello che tu hai mangiato di sopra, capito? E ora ti faccio assaggiare invece, che tu mi sei simpatica. Grazie. E assaggia questa casa, ragazzi, è bello questo lì. Grazie. Olive fatte. Oliva pudrescente, vengono tagliate, poi leggermente soffritte con aglio, poi condito con la menta, peperoncino poco, il pietro non ti ho messo, e poi se ci mette i capperini, cioccolato. È inventiva in cucina. Certo, no. Vuole. Bravo. Bene. Ok. Sì. Applauso per favore. Applauso. Applauso. Bravo. Grazie. Però è tutto un po', no? E poi si può dei pomodori, buongiorno. Come si fanno i pomodori secchi? Già pronti, quando li metti nella boccettina aggiungi aglio, basilico e olio e te li mangi. Cioè questi sono pronti, ma in realtà come si cucina? Pagino, si prende il pomodoro, si taglia e si fa asciugare. Esatto, quello che sei preparato. Gelato. Fritti in umido, arrosto non li può fare tagliati. Farina? Un po' c'è anche mezzo l'uovo, che mi piace un po' è farina. Ma c'è chi piace fare la farina cosa. Che pesce vende di più? Noi friulani mangiamo molto mascolino. Mascolino? Si mette a mollo con l'aceto, si tolgono le spine, si mette a mollo con l'aceto e poi si frigge. Che è bello! Forza! Io c'ho il ristorante. Ah, allora. E allora a posto. Allora, a me ci piacciono tutti i turisti. Ecco. Prende come ciliegino, spada e vongole. Poi c'è la pescomare. Come ha la pescomare, signora? La mani, gamberetti, cotte e un po' di vongole. E poi c'è anche spaghetti alle vongole bianche o rosse. Insomma, i stranieri preferiscono tutto, che sia buono. È fresco, no? È fresco. Vogliono mangiare assai, vogliono pagare poco, se la pescano. Invece i stranieri mangiano, stanno zitti, tranquilli. Ma i stranieri forse stanno bene. Comunque c'è il turismo, funziona, vengono insomma, persone. Insomma, un po' trovato meglio o peggio degli anni scorsi? Peggio. Proprio peggissimo, non peggio. Poi facciamo il pesce spada alla siracusana. Com'è il pesce spada alla siracusana? Impanato con la pulpo, l'uovo, il mollica e poi alla griglia. È buonissimo. Ah. E ci
ci mette prezzemolo? Certo, insieme alla mollica. Quindi come il formaggio se ce ne mette? Sì, come lei fa la cotoletta. Tipo, ma il formaggio è il pecorino oppure il formaggio normale? Va bene. Grazie signora, iniziamo. Grazie, allora, buona giornata, arrivederci. Grazie, arrivederci. Il locale è buonissimo. Da provare, è bello, c'è un cortile grandissimo, il pecorino. E allora abbiamo la natura morta e la natura viva qua. Ah, bravo, va bene? Il tema. Forza come vivo siamo, tornino a spato, voglio che l'ha trovato, mangia pesce che cambi 100 anni. E la bella sta spinaccia. Mara, zittate Mara, ha visto come fa la pellicola? Stamattina aveva buttato il culo nello studio a sapere lo male, oh! Sì, no, tu sempre... Cassaro Andrea Borderi, ma compare buongiorno. Andrea Borderi e siamo sito a Siracusa, dove abbiamo due cose importanti: il primo l'orecchio Dionisio e il secondo il mercato storico di Ortigia. Allora, noi che cosa mettiamo nel pane? Il telaio, che è il pomodorino, che è questo pomodorino. Primo. Secondo, noi usiamo moltissimo le verdure, perché le verdure vanno mangiate crude e non cotte? Perché le verdure, grazie a Dio, ci regalano tanta acqua, ci regalano. Cosa mettiamo noi nelle verdure? Nelle verdure cosa mettiamo? Non mettiamo aceto bassaio, mettiamo limone. Perché? Perché il limone serve a stimolare la digeribilità. Le verdure sono basiche e hanno bisogno di limone, di acidità. Gira. E abbiamo messo il limone. Subito dopo mettiamo un bellissimo pomodoro di Pachino, che non è il ciliegino, ma è San Marzano, che ci abbiamo qua l'amico accanto a noi che è di Pachino e porta sempre il nostro ciliegino. Il tutto andrebbe messo un pochettino di sale. Noi non mettiamo sale perché il sale porta ad ingrassare. Mettiamo questa specialissima ricotta salata al curry. Dici, perché al curry? Non mettendo sale ha bisogno di sapore, un sapore che gli dà tonalità. Guarda, questo è importante. Una piccola grattugiatina, guarda come scende, come la neve. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca. Guarda il colore e guarda l'armonia di tutto. Ora mettiamo la mozzarella fior di latte da noi creata. Noi siamo caseificio e non facciamo soltanto mozzarella, ma creiamo noi calcio. Noi siamo costruttori di calcio. Le va bene così? Va bene così. Allora abbiamo messo questa signora mozzarella. Ora in questa mozzarella noi dobbiamo mettere un pochettino di sapidità e andiamo via con le olive di Bucchieri. Noi diciamo sempre a tutti: usate i prodotti a chilometri zero, poco chilometri, poco imballaggi e quantomeno il vicino sta benino, no? Ora stiamo mettendo un formaggio particolarissimo,
sappi che noi esseri umani a una certa età abbiamo bisogno di un aiutino. Allora, per non andare in farmacia, mangiti questo formaggino che sostituisce il pillolino. Va bene? Guarda i colori, guarda i colori. Oh, ora voglio finire con un pochettino, poco poco, di salame di nostra produzione. È un salame di maiale lavoratore, questo qua, e mangia soltanto frutta e vegetale, perciò anche lui è vegetariano, non mangia carne. Questi sono maiali che le manca la parola, Salvatore, perché quando io arrivo e gli dico qua c'è lo zio Andrea, tutti che vengono da me, perciò le mancano la parola. Caso. E questo praticamente è famosa Etna, questa è la famosa Etna, questo si chiama panino 3-3-2. Ci vuole, per un panino di questo ci vuole fame, pane e prodotti del luogo e del nostro tempo per essere un panino abbondante. Applausi. Grazie. Grazie. Guarda che bello, Salvatore, guarda che bello. Un capolavoro. Salvatore. Grazie. Guarda, dagli un mossichetto quando io vedo il tuo DNA come reagisce. Venga, gioia mia. Fatta la bocca, venga. Guarda che bello. Questo si chiama lumino, guarda come conquistiamo neauce il passeggino che deriva dal latino donna che passeggia. Vieni qua. Signora, vieni qua. No, grazie. Oh, ma senti che sapore. Ma senti, mai assaggiato così. Papà, vieni qua, papà. Guarda, sapori così è indimenticabile, non si può non trovare un euro, questi sono sapori che ti lasciano un qualcosa di ricordo nella testa. Vieni qua, mucca anche questo, dai, anche a lui deve riprendere. Guarda, invece che odore, odore formaggio con olio, sì? Sì, olio, sì, come sape, fai la mano così, vai. Fai me il succo nudo, Paolo. Ah, succo nudo. Ah, già mi ha detto con nudo.